San Pancrazio. Tu sembri un po' più messicano, eh? Ale, prego. Già, dovevo mettermi l'abito, mi hanno detto. Ma va bene così. No, va bene così. Va bene. Sì. Sono un missionario, io ho vissuto esperienze di missione, da prima in Albania, al confine con il Kosovo, e poi, dopo questo periodo in Albania, il signor Bizzetti mi chiese di stare accanto a lui. Allora, da prima sono stato ad Ankara, dove ho studiato lingua turca. Allora, sono arrivato qui. Da prima non volevo venire a Roma. Sono arrivato a Roma 3 anni fa e mi hanno chiesto di venire a Roma. Io a Roma non volevo venire perché è una città molto grande. Mi trovo a Monteverde Sereno, è bello, lo devo ancora conoscere, devo ancora percorrere le vie, cosa che mi piace tanto, incontrare le persone, salutarle. Chiedono che cosa poi? Una chiesa nuova. Allora il mio desiderio è quello che questa chiesa... Il famoso cambiamento, no? Che diceva anche Francesco. Sì, la Basilica di San Pancrazio io l'avverto come un luogo dove è possibile iniziare a lavorare su una chiesa che siamo noi e rinnovarla. Noi non possiamo aspettare che queste cose vengano dall'alto, ma sta a noi. E questo rinnovamento non sempre viene accettato. E questo rinnovamento non spesso viene accettato. La musica, ad esempio? Con la musica, no? Seguo un gruppo, abbiamo messo su un gruppo che ci chiamiamo gli Ecstasis, un gruppo di musicisti che vengono dalla scuola di musica jazz, e penso che è un loro diritto. Penso che è giusto che tali siano riconosciuti, forse come molti dicono, no, la parola matrimonio non la dobbiamo usare, quindi così si può fare tanti discorsi, però è giusto che due persone che si vogliono bene possano e vogliono vivere una vita insieme devono avere riconosciuti i diritti e loro debbano vivere, vogliono vivere i loro doveri. E quindi questo per me, penso, questo è il mio giudizio personale, però io devo dire quello che mi dice la Chiesa, così, però come persona sono chiamato ad accogliere tutti, no? E penso che è necessario anche, dobbiamo aprire gli occhi. Il Papa è d'accordo, mi sembra. Il Papa si è espresso, e quindi, sì, il Papa tante volte ha detto poi... le sovrastrutture ecclesiali, no? Talvolta, anche perché poi fra matrimoni nel mondo dell'omosessuale così ampio, no? E quindi non è che, e quindi è difficile, però è giusto garantire dei diritti.